Mi diceva: esci le tette con il mio nome sopra, io giuro che metto la tua nipotina ovunque, tu sarai rovinata. Mi ha detto più volte: tagliati le vene, che sei inutile. Quando io l'ho fatto, lei mi ha detto tipo: sì, brava, continua. Telegram c'è uno che comanda e gli altri sono tutti tipo cagnolini. Perciò se uno fa una cosa, tutti gli vanno dietro perché sennò non sei figo. Fanno gruppi dove si insultano, gruppi gore. Tra i 13 e i 14 anni volevo tipo morire, volevo tipo buttarmi giù. Mi sono tagliata, ho preso pillole. Ho conosciuto un ragazzo, aveva tipo 17 anni, e lei, la sua ragazza, ha preso il mio numero e l'ha proprio messo su tutti i canali, su canali porno, dappertutto. Mi sono ritrovata persone che mi scrivevano, che mi mandavano foto, cose veramente già schifose. Mi scrivevano su Facebook, mi scrivevano su Instagram, su WhatsApp. Queste persone non so chi erano perché su Telegram sono tutti anonimi. Mi chiamavano pure, mi diceva: esci le tette con il mio nome sopra, oppure io giuro che metto la tua nipotina ovunque, tu sarai rovinata, metterò il tuo IP dappertutto e ti verranno a cercare sul deep web. Volevano mettere sul deep web i miei dati e pure su siti porno. Mi ha detto più volte: tagliati le vene, che sei inutile. Infatti io, quando io l'ho fatto, lei mi ha detto tipo: sì, brava, continua, perché io l'ho fatto perché volevo che smettessero di prendere di mira la mia famiglia. Dicevano: ciao porcona, perché praticamente lei metteva una mia foto, poi gli metteva il mio nome, il mio cognome, il nick di Telegram, poi scriveva sotto tipo: le esce, che lo fanno tutti, oppure faccia tot gratis e queste cose varie. Praticamente non so come ha fatto, però ha trovato tutte le mie info, perché lei mi mandava ogni volta dei tipo link su YouTube per rubare informazioni. Cioè, un ragazzo mi ha spiegato che ci sono dei link dove tu schiacci e ti possono fregare le informazioni. Ha tantissimi album su di me, sulle mie foto, sulla mia famiglia. Ha iniziato a prendere le foto della mia nipotina perché sapeva che ci tenevo tanto. E mi ha iniziato lì a minacciare che se non uscivo il seno oppure non mi tagliavo, metteva la mia nipotina su canali porno e gli mandava degli utenti pedo queste foto di mia nipote. Hanno messo la mia nipotina ovunque. Non è successo solo a me, ma pure anche a delle ragazze che conosco, perché loro prendono le informazioni e poi ti minacciano, chiedono sempre, sempre di più. Ti devi tagliare sul braccio oppure da un'altra parte del corpo e scrivere sempre il loro nome. Lo devi proprio fare con il coltello e iniziare ad incidere. E poi loro sono contenti e ti lasciano in pace. Io ho visto tante cose che davvero io tremo solo a pensarci. Alcuni dicevano non lo fare, alcuni tipo ammassati, che sei inutile. Tutti gli amici di lei. Poi ho visto video di Agnese e ho voluto raccontare ai miei genitori cosa è successo. Come mi sentivo e da lì mi sono sentita un po' meglio, quindi parlate, non vi tenete tutto dentro, i vostri genitori capiranno, andate a denunciare, spero che se succede qualcun'altra, cioè, lo dice subito. Volevo tipo raccontare un po' di roba per, cioè, almeno aiutare qualche ragazza. Devi essere forte, non ti devi fare abbattere dai giudizi degli altri.